E l'emergenza virus continua nelle case di riposo, è l'emergenza di questi ultimi giorni, un'emergenza che ha colpito anche Villa Miari a Sant'Orso. Iniziamo a valutare anche in quelle situazioni che sono più complesse, soprattutto da un punto di vista anche di assistenza all'interno delle strutture, di raggruppare e quindi di portare fuori i negativi o i positivi. Controlli e isolamento anche per i negativi per proteggerli ulteriormente. Il propagarsi del virus nelle strutture per anziani aumenta in maniera esponenziale, come nel caso di Villa Miari a Sant'Orso, dove da venerdì scorso il virus è esploso contagiando 53 su 65 ospiti, di cui 5 ricoverati. È iniziata, come vi dicevo, anche la parte farmacologica all'interno delle RSA con i team che vanno da ogni singola azienda più le USCA che si stanno formando e che sono quelle che vanno anche a domicilio. Una struttura in piena emergenza, come è accaduto in altre case di riposo della provincia, precisamente a Pedemonte e a Velodastico. Contagi che anche a Sant'Orso riguardano gli operatori della casa di riposo, un paio in tutto, che sono stati messi immediatamente in quarantena. E adesso parliamo di due comuni, a Posina, il comune che non chiede perché... Tra FCA guidata da John...